Bene, amici del Sound Equord, scusate l'ora e scusate anche la tenuta, sono le ore 22:54, ma non potevo non farvi questo piccolo vlog. Dopo aver provato una miriade di QNAP, alcuni non li ho recensiti perché veramente ero in fase di trasloco, ho avuto dei problemi, avete visto che avevo abbandonato il canale anche per diverso tempo, ma ho deciso. Oggi ho fatto, anzi, in realtà 7 giorni fa circa ho fatto un acquisto su Amazon DE, mi sono comprato un Synology. QNAP e Synology sono leader nella produzione di NAS. In realtà avevo provato anche un Western Digital che ho reso dopo esattamente 2 settimane perché era, vabbè, lasciamo perdere. Ho preso questo DS216J, processore dual core, compatibile ovviamente con DLNA e quant'altro, insomma un prodotto davvero eccezionale, ho pagato circa 177 euro. L'alternativa era un DS216 Play, anche questo 2 byte come quell'altro, solo che quell'altro aveva la transcodific hardware, quindi diciamo faceva la conversione dei file su con de, diciamo del tipi di file compatibili, per esempio se la vostra televisione non legge gli MKV, praticamente ve lo convertiva in automatico. Ma ragazzi, io devo assolutamente aprirlo con voi, questo pacchettone, fammi scollare il cavo Ethernet. Dai, facciamo un attimo un unboxing veloce. Dai, facciamo un unboxing veloce. Mamma mia, speriamo non si rompa. Guardate che bello. Non c'è ancora nulla, ma lo apriamo, ragazzi, guardate. Eccola qua la disk station. Fatemela tirare via. Non scappo, sono qua, eh. Sono qua, ma voglio farvi vedere la disk station. Guardatela, guardate questa. E lei. Tra l'altro, questo ha 2 byte come il 216 Play, però questo appunto non ha la transcodific hardware. E poi vi voglio dire che avevo già preso tempo fa dei VD-RED, che sono appunto degli hard disk di Western Digital, che sono i migliori. Eccola qua, guardate. È meravigliosa. Synology. Ok, Synology. Questa è la diskstation. Ho dovuto per forza comprarla, perché ho provato solo QNAP. In realtà avevo provato già un Synology, però non vi voglio anticipare assolutamente nulla e vi lascio con il Synology, la mia faccia e la maglietta TP-Link che vedete qui. E direi che a breve potrei fare un contest per metterla in palio sul canale di Alessandro Word. Ditemi che ne pensate, insomma, dai, ci vediamo al prossimo video con sicuramente la recensione di questa piccola bestiolina. Ciao ciao e buonanotte! Andate a letto presto!